Siamo con mister Giacinto De Santis, il mister uscito vincente da questa sera con la sua squadra. Un successo largo che va oltre le più rosee aspettative. Sicuramente, temevamo questa partita per la forma dell'avversario, però non abbiamo giocato con il timore della squadra. L'Ancona veniva qui con una sola sconfitta con il Fasano. Abbiamo giocato una partita accorta, intelligente, bene in difesa, ma soprattutto molto intelligentemente in attacco. Abbiamo creato delle situazioni con pazienza, con velocità, attaccando bene gli spazi, e questo poi ci ha portato a giocare molto più tranquilli. Una difesa che difende compatta, aggressiva sui tiratori, lasciando tiri facili al portiere, e i portieri che hanno fatto il loro dovere. Si attaccava in velocità in prima e in seconda fase, in gioco organizzato. Quindi oggi posso chiedere un pochino di più, ma veramente ci andiamo vicino quasi a una partita perfetta. Bene, abbiamo comunque visto quasi due partite in una, un primo tempo molto più tirato, molto più equilibrato, in cui forse qualche errore di troppo i tuoi uomini l'hanno fatto. Una ripresa invece in cui non hanno lasciato spazio. Qual è stata la chiave di volta dell'incontro, quella che poi lo ha deciso con il primo parziale del secondo tempo? Sì, abbiamo avuto occasioni nel primo tempo per allungare, ma abbiamo sbagliato troppo, troppo in fase di tiro e troppo in fase di costruzione, e non abbiamo difeso su quei particolari che avevamo studiato in settimana. Ci siamo parati nel secondo tempo, abbiamo stretto le mani in difesa, siamo partiti meglio in seconda fase, in attacco abbiamo avuto più pazienza, e questo è stato il risultato. Certo, ci si avvicina a questo secondo posto più o meno che è l'obiettivo della stagione regolare nel girone C. Però sabato prossimo ci aspetta un altro duro ostacolo in quel di Benevento. Sì, sabato sarà una partitaccia, insomma. Benevento è un campo molto caldo, una squadra ben organizzata, un ottimo set base, di esperienza, di qualità, e sarà una partita dura. Oggi sappiamo che la giocata a Gaeta è stata una partita molto equilibrata, hanno perso di uno e quindi saranno ancora più arrabbiati e affamati, e soprattutto anche perché si giocherà l'ultima partita prima di andare in casa loro, e quindi ci tengono a far bene. Dal canto nostro, noi, se vogliamo arrivare secondi, come il cammino ci stiamo incamminando su quello, non dobbiamo perdere punti, quindi andiamo a Benevento forti di questo risultato, ma dobbiamo dimenticare il più 12. Dobbiamo solo tenere in mente che abbiamo vinto una partita, ci stiamo avvicinando all'Ancona, dobbiamo continuare su questo passo, quindi dobbiamo andare a Benevento solo per pensare alla partita, e pensando che sia una partita difficilissima, com'è, insomma.